Buonasera agli ascoltatori, la verità alle 7. Allora, sono le 18:58 minuti e dovremmo già essere in collegamento con il vice direttore della verità, Martino Cervo, che saluto. Buonasera Martino, come stai? Buonasera a tutti, molto bene, grazie, spero altrettanto. E ci siamo permessi di disturbare Martino Cervo per aiutarci a capire il giorno dopo le elezioni in Calabria, certamente, ma soprattutto quelle politicamente più rilevanti, quelle in Emilia-Romagna. Va bene, di sicuro c'è che Stefano Bonaccini ha vinto e Lucia Borgonzoni no. Ma fermo restando questo dato, diciamo, fattuale, non ti pare, Martino, che la sinistra stia, diciamo, festeggiando come se avesse vinto i mondiali di calcio? O sono nel giusto, esagerano? Come va letta, diciamo, il giorno dopo? Proprio a questa sproporzione nell'esultanza è dedicata buona parte dell'editoriale di Belpietro domani. Uno sguardo quantomeno minimamente lucido sul voto di ieri dovrebbe portare a dire che una tornata alla quale si arrivava con due regioni al governo della sinistra, una delle quali da 70 anni, una ha cambiato di segno e l'altra no. Assistiamo invece non tanto a un candidato Bonaccini, governatore uscente, che giustamente si gode una riconferma per la prima volta non scontata, ma soprattutto a un leader del Partito Democratico e aggiungo un presidente del Consiglio che danno paradossalmente, dopo aver invocato una chiave di lettura non nazionale, danno una lettura non solo politica e nazionale di questo voto, che questo a mio avviso non è un errore, ma danno una lettura del tutto enfatica rispetto alla proporzione elettorale, ai contorni di questa vittoria. La notizia politica clamorosa sarebbe stata ovviamente la vittoria della Borgonzoni. Dopodiché Salvini non ha fatto nulla per abbassare l'asticella, anzi ha caricato di valore estremo questo voto e lo aveva preannunciato una possibile vittoria come scossone definitivo del governo. Da questo punto di vista è quasi normale che sia ripagato con moneta analoga, però guardando minimamente i flussi, la costruzione del voto, le dimensioni della vittoria di Bonaccini, ecco, forse il PD dovrebbe limitarsi a registrare una tenuta di botta, mettiamola così, di aver tenuto botta, di aver retto il colpo. Noi oggi abbiamo sintetizzato un fortino che ha tremato, ma ha retto, tutto sommato, nonostante il titolo a caldo, ci sembra che possa adeguatamente reggere, chiedo scusa, alla giornata politica. Quello che regge meno è l'enfasi con cui il Partito Democratico parla di una rinascita, di un trionfo, per avere semplicemente perso una regione e tenuto un'altra, un po' poco per essere considerato come dire, il punto di ripartenza. A Zingaretti va dato atto di aver leggermente migliorato la performance territoriale che c'era stata alle politiche e alle europee e soprattutto di aver vinto dopo aver incassato una serie drammatica di sconfitte a livello amministrativo. Però, ecco, parlare di un trionfo, di una rinascita, di un governo più stabile sembra molto wishful thinking. E restiamo per un istante in questa metà campo, perché a proposito di enfasi, non ha scherzato oggi Giuseppe Conte, che si è presentato davanti alle telecamere, battute anche sberleffi nei confronti di Salvini, il fronte progressista. Ora, che abbiano preso, diciamo, qualche bombola d'ossigeno per durare di più è pacifico, ma questo non mi pare risolva le contraddizioni del governo o faccia né trasfusioni di sangue o di energia. Mi pare che i dossier restano lì. Da Ilva all'Italia al MES, eccetera, non c'è da pensare che domani mattina siano improvvisamente, come dire, muscolosi e in grado di affrontarli con forza, o no? Non solo questi argomenti rimangono sul tavolo, ma credo che assisteremo nei prossimi giorni a un paradosso. Questo governo da un certo punto di vista è più fragile perché il Movimento 5 Stelle, che ne è il primo sostegno in Parlamento, è oggi un partito per il quale credo non ci siano precedenti nella storia della Repubblica. Precedenti rispetto al fatto, intendo, che un partito che esprime la maggioranza relativa in Parlamento e esprime, come dicevo, la prima forza della nuova maggioranza sorta nell'agosto del 2019,
subisca un crollo elettorale di questo tipo a varie latitudini geografiche e con un'intensità e una profondità ormai impossibili da non vedere, cui fanno da sponda anche un collasso interno, le dimissioni del capo politico, un ruolo del tutto ambiguo di Crimi, ruoli di Grillo e di Casaleggio che non sono mai stati chiari e a Certo. maggior ragione non lo sono ora, credo che rappresenti un inedito per la storia repubblicana. Il paradosso di cui facevo cenno, però, secondo me, è il seguente. Da un lato, il Movimento 5 Stelle affronta evidentemente il rischio, se non di una sparizione, di una compressione rispetto all'aver espresso e all'esprimere tuttora in aula un terzo degli elettori, ma questo potrà solo acuire la sua volontà di smarcamento e di differenziazione rispetto al Partito Democratico, perché è l'unica possibilità per interrompere questa diaspora, questa fuga di voti e anche questo sbrindellamento interno fatto di fughe, di espulsioni, di dimissioni volontarie, di purghe interne, di crisi di leadership e di organigramma interno. Quindi credo che questi temi che accennavi nella domanda non solo rimarranno da domani mattina, dico domani mattina non a caso perché si affronterà il tema Certo, della della giustizia e della giustizia. prescrizione, più forti e più potenziali fonti di contrasto, ma anche che rappresenteranno l'unico tentativo possibile per il Movimento 5 Stelle di non farsi completamente fagocitare da un PD che, come dire, partito vecchia scuola, ha già cominciato oggi a reclamare con linguaggio neppure tanto felpato nuovi posti di governo, riequilibri, più peso nelle nomine, eccetera, eccetera. Quindi o il Movimento 5 Stelle accetterà di farsi schiacciare e spappolare, ma questo pone un tema di tenuta del governo e soprattutto un tema istituzionale al capo dello Stato, a mio avviso, Certo. oppure avrà l'obbligo di posizionarsi, segnalarsi con posizioni sempre più aggressive proprio nei confronti del Partito Democratico. Senti, entriamo nell'altra metà campo, quella presidiata da Matteo Salvini, che indubbiamente in Emilia-Romagna non ha vinto né lui né la sua candidata, questo è pacifico. Però, francamente, presentare come sconfitto un leader che fa il 32% nella regione per lui più difficile. Significa che sul piano nazionale quel leader rischia di essere più vicino al 35 che al 30. Come dire, constato che se queste fossero, diciamo, le proporzioni, le percentuali, avrà i suoi problemi, ma c'ha il doppio dei voti di Zingaretti, il triplo della Meloni, il quadruplo dei Grillini. Forse tanti ambirebbero ad avere questo tipo di imbarazzi, o mi sbaglio? Se guardata con gli occhi la prospettiva politica, i numeri, le cifre, non dico di 10, ma di 3 anni fa, i risultati della Lega in Emilia-Romagna e fammi aggiungere in Calabria sono pressoché straordinari. È chiaro che un partito e un leader che si erano costruiti e si erano abituati a un'immagine di vincenti perenni e in ogni luogo, è chiaro che questa rappresenta una battuta di arresto. Credo che il Partito Democratico e anche le parole di Conte tradiscono questo possibile difetto, rischino una tentazione grave, cioè quella di pensare che l'Emilia-Romagna sia indicativa del dato nazionale e che quindi il PD sul territorio nazionale possa ripiazzarsi agevolmente davanti alla Lega in caso di elezioni nel prossimo periodo, sia esso breve o meno breve. Questa credo sia un'illusione grave, non solo perché messa nella proporzione temporale, confrontati per esempio con le regionali del 2014 in Emilia-Romagna, confrontati con i risultati elettorali di 2 o 3 anni fa, anche solo quelli delle politiche del 2018, dove ricordiamo che la Lega aveva il 17 o giù di lì, e quindi ben Certo. distante dai valori attuali, dovrebbero far capire che oggi il partito più in salute a livello nazionale e che esce da queste 2 tornate consegnando una regione in più all'alleanza di centrodestra resta comunque la Lega di Salvini. Dicevamo nella prima domanda che aver sovraccaricato il voto in Emilia-Romagna, a parte dell'aggressività mediatica, comunicativa, politica di Salvini, in parte la battuta d'arresto la si sente di più perché Salvini non si è presentato a Bologna e nelle altre città dicendo proviamo a giocarcela, vediamo come va. Certo. Si è presentato dicendo adesso li buttiamo giù qui, liberiamo una regione e poi liberiamo l'Italia. Quindi evidentemente la battuta d'arresto si fa sentire di più. Però guardando i numeri, Salvini non ha motivo
di un profondo rammarico. Resta sì un po' di attrito con gli alleati, che oggi non gliene hanno molto risparmiate tra le righe, perché la Borgonzoni era stata una scelta comprensibilmente, aggiungo io, in porta, visti i rapporti di forza con gli alleati, che a questo punto hanno buon gioco nel dire che un miglior gioco di squadra potrebbe facilitare alcune campagne, alcuni obiettivi. Però sono minuzie rispetto a un risultato decisamente buono, che ha reso per la volta la regione contendibile. Dopodiché una vittoria è diversa da una sconfitta, ma un 30% è diverso da un 10%. E allora, grazie al vice direttore della Verità, Martino Cervo, grazie a voi che ci avete seguito con numeri incredibili questa sera, mai così tanti amici in diretta nello stesso momento. Naturalmente appuntamento domani mattina in edicola con la Verità e con l'edicola sempre aperta di laverita.info. Grazie ancora al vice direttore Martino Cervo, buona serata, grazie. Grazie a tutti e complimenti. A te.